Flashback. In 15 minuti, 3 decenni. 5 per ogni decennio, dedicati ai protagonisti di quegli anni indimenticabili e corredati, ovviamente, flashback, dalla loro splendida musica. Flashback. Bentrovati ad una nuova puntata di Flashback, il viaggio negli anni 70, 80 e 90. Gli anni 70 sono stati anni di libertà, di trasgressione, di lotte politiche. Esplodono la creatività, la voglia di progresso a tutti i costi. Mai come ora lo scontro generazionale diventa forte e devastante. I Matusa, i genitori, sono oggetto di molte critiche e tanti sono i giovani che decidono di andarsene da casa per vivere una vita diversa, più libera, fuori dagli schemi ultraborghesi che erano stati costretti a vivere fino a quel momento. I colori dei tessuti fioriti e i jeans a campana rappresentano la nuova tendenza che si identifica negli hippie, movimento pacifista che accoglie tra i suoi proseliti schiere di giovani. È un decennio dalle tinte forti e di grande competizione in tutti i campi. Si fanno sentire sempre di più la presenza dei media, che entrano di prepotenza nella nostra vita quotidiana. Nel 1970 nasce lo Statuto dei Lavoratori, mentre nel mese di giugno arrivano le prime elezioni regionali. Per la prima volta a Milano compare il simbolo delle Brigate Rosse in un volantino. Il calcio si afferma sempre di più come lo sport preferito dagli italiani. È l'anno dello storico scudetto del Cagliari del grande Gigi Riva. Ma l'avvenimento clou è rappresentato dai mondiali in Messico. La semifinale con la Germania, vinta dai nostri per 4-3, entra nella storia. Purtroppo verremo poi sconfitti in finale dallo straordinario Brasile di Pelé. Si festeggia quest'anno i 100 anni di Roma Capitale, che diventa teatro di numerosi eventi mondani e culturali. La TV prende sempre più spazio nella vita delle famiglie italiane ed esplode il fenomeno Rischia Tutto, il quiz di Mike Bongiorno che entra nella storia per i suoi ascolti record. Si raggiungono picchi di oltre 22 milioni di ascoltatori a puntata. E in questo momento qua sul palcoscenico stanno salendo anche gli altri campioni del Rischia Tutto. Facciamo un applauso per i protagonisti di questa serie televisiva. Eccoli qua, la signora Longari. Flashback. Flashback 70. Nella musica a livello internazionale continua il successo di un gruppo di giovanissimi membri della Motown Records, etichetta famosa per aver fatto conoscere a tutto il mondo la musica black. Sono i Jackson con il cantante Michael, che stupisce tutti per le sue doti. A credere in questa formazione prima di tutti Diana Ross, che li vuole ospiti nel suo special TV che in America riscuote enorme successo. Da quel momento Michael avrà sempre nei confronti di Diana un'enorme ammirazione, quasi maniacale, fino al punto che qualcuno arrivò a scrivere che le sue successive trasformazioni chirurgiche fossero ispirate dall'idea di assomigliare a Diana. Once again, ladies and gentlemen, the world's most fabulous group. The Jackson 5. He must bring salvation back. There is love. I'll be there. I'll be there to comfort you. Turn my world around you. Ritorna Flashback, il party anni 70 e 80, con i DJ dei locali che hanno fatto la storia della tua vita. Primo appuntamento, sabato 4 ottobre. Nuova stagione in nuova location. Ti aspettiamo alle Tour, l'elegante disco e dinner a Marzocca di Senigallia. Flashback. Finalmente liberi di respirare il profumo di un nuovo ambiente. Flashback, tutta la musica più bella degli anni 70-80. Flashback. Sabato 4 ottobre, in due piste per ballare. Sala Flashback e Sala Piranha Remember. Flashback, la nuova stagione. Sabato 4 ottobre alle Tour, Marzocca di Senigallia. E solo a te che sarai con noi già dalla cena. Riserveremo il tavolo per tutta la serata. Tutte le info su radioarancia.com o chiama 324 55 37 317. Flashback! Flashback! Flashback 80. Andiamo a fare così, dai. Stronza. Che ti avevo detto io? Lesbica. Che ti avevo detto? In questo paese devi fare la grana prima. E quando hai fatto la grana, c'hai anche il potere. E quando hai il potere, allora c'hai pure le donne. È per questo che bisogna muoversi. Passiamo a parlare degli anni Ottanta. Sono gli anni dell'edonismo, della voglia di affermarsi e di apparire a tutti i costi. Un decennio in cui si dà più importanza all'apparenza che alla sostanza.
Il fine settimana non tutti lo passano allo stadio. C'è infatti chi preferisce le gioie del weekend. Garcia, mi raccomando. Non si preoccupi, signora. Io ho capito tutto. Anzi, io mi trovo meglio qui che della signora Elena. Quei tirchi mi facevano vedere la televisione in bianco e nero. Ricapitoliamo la scaletta. Scaletta è forte e chiaro. Esatto, l'unico momento che potrebbe mandarti in tilt è il prime time di domenica sera. Uè, non vorrei sbagliarmi, eh. Ma va, è una passeggiata di salute. Ho quattro registratori in sincrono. Ore 20:30, Italia 1, tac, drive-in. Canale 5, la replica Mamma Lucia. Rai 2, Hot il selvaggio. Rai 1, la voglia di perdere. E poi continua a oltranza per la domenica sportiva, eh? E sta marcando su Rai 3? Bocciato? Eh no, alle 22:30 tu attacchi il videoregistratore in camera mia, così quando torno mi spara San Marcanda. Cresce il progresso in campo tecnologico e con esso il modo di vivere e di lavorare nella società moderna. Nel 1980 inizia la grande avventura di Bill Gates e della Microsoft. Arriva il DOS, un sistema operativo che apre la strada alla produzione dei personal computer. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. Bill Gates nasce a Seattle il 28 ottobre 1955 da una famiglia di origini inglesi, tedesche, irlandesi e scozzesi. Il padre è un famoso avvocato, la madre una nota professoressa dell'Università di Washington e consigliera di amministrazione del First Interstate Bank System. L'inizio della sua attività nasce da alcuni esami non superati all'università. È passata alla storia la celebre frase in cui Gates raccontava il fatto: «Fui bocciato in alcune materie agli esami, ma il mio amico passò in tutte». Ora lui è un ingegnere alla Microsoft, mentre io sono il proprietario della Microsoft. Dobbiamo pensare a noi stessi come a degli artisti. E come disse Picasso, i bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano. Ecco da chi volevamo rubare, dalla Xerox. Stavano sviluppando in segreto tutti quegli strani aggeggi come il mouse e la grafica sullo schermo al posto dei numeri. Ma quando gli ingegneri californiani andarono a New York a presentare le innovazioni ai dirigenti della Xerox, questi non capirono cosa stavano guardando. Primo fra tutti, il mouse. Era come se avessero lanciato un topo morto sulla scrivania della sala riunioni. Vorreste che la Xerox lanciasse un aggeggio che si chiama topo? In questo Steve era un genio. Aveva convinto la Xerox a mostrarci quelle innovazioni sviluppate dal team californiano e vi giuro che la cosa li aveva fatti impazzire tutti. Oddio. Beh, andiamo. Io mi sentivo parte di un'orda di mongoli che andavano a depredare un pugno di contadini indifesi. Questa è una vera follia. Insomma, non possiamo consegnargli il nostro lavoro. Noi abbiamo creato il mouse e tutto il resto. E adesso quel branco di idioti vuole che facciamo vedere tutto quanto a Steve Jobs. Io non ci sto. Salve, sono Steve Jobs. Ehi! Paul! Simon, chiama Matthews! Palmer, vieni qui! Oh! Che cosa c'è? C'è che siamo morti. Il loro nuovo computer Lisa. Siamo finiti. Sì, ne ho già visto uno. Con la grafica e il sistema operativo che hanno, fanno sembrare la roba che vendiamo all'IBM vecchia di decenni. Lo voglio. Che significa che lo vuoi? È della Apple, non possiamo mica fregarglielo. No, no, tu non mi ascolti. Io lo voglio. Gli inizi sono pirateschi ed un film racconta molto bene la storia di questi pionieri dell'informatica in uno stupendo affresco dove vengono raccontati questi epici inizi. Il film si intitola I pirati della Silicon Valley. Eravamo lì a quel grande meeting della Apple mentre gli ingegneri disimballavano i computer giapponesi con le prime copie del nostro programma Windows, che assomigliava molto a loro. Beh, se devo ricordare un momento... I nostri ragazzi tornano dal Giappone con questo NEC che ha dentro i programmi Microsoft, i vostri programmi Microsoft, che sono quasi identici ai nostri. Forse c'è qualche somiglianza, sì. Somiglianza? Io lo chiamo furto. Steve, tutte le auto hanno le ruote, eppure nessuno afferma di esserne l'inventore. Abbiamo un contratto, io e te. Dovresti leggerlo più attentamente. Che storia è?
È come fare affari con una... con una mantide religiosa che prima ti seduce e dopo ti mangia vivo. Andiamo, noi... tu e io avevamo entrambi un ricco vicino di casa. La Xerox. Che lasciava sempre la porta aperta. Si poteva entrare e rubare qualsiasi cosa. Solo che quando sei arrivato, hai capito che c'ero prima io? Io l'ho preso il bottino, Steve! E ora mi dici... oh no, non è giusto! Volevo rubarlo io per primo. Siamo meglio di voi. La nostra roba è migliore. Allora non hai capito, Steve. Questo non ha importanza. Flashback. Flashback 80. Sono passati 10 anni, Michael Jackson è diventato maggiorenne e continua ad essere al primo posto della classifica dei pezzi più venduti in America. Accade con un estratto dall'album uscito un anno prima, Rock With You. Flashback 90. Negli anni 90 il progresso e la vita moderna cambiano radicalmente la società e lo stile di vita. Cresce enormemente il potere dell'immagine. Comunque, a prescindere da tutto, nei primi anni 90 in Italia giravano molti soldi. 9 italiani, tra cui Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi, sono tra le 100 persone più ricche del mondo, secondo la rivista Fortune. In campo televisivo ci sono alcune novità. Va in vigore la legge Mammì che regola l'emittenza pubblica e privata. Nascono nuove trasmissioni di successo, tra le quali Striscia la Notizia, ancora oggi il TG satirico più seguito dagli italiani. Che bello! Striscia la Notizia è un programma televisivo creato da Antonio Ricci, scritto con Lorenzo Beccati, Max Greggio, Gennaro Ventimiglia. Lo show va in onda da lunedì al sabato in Access Prime Time su Canale 5, ogni anno dall'ultima settimana di settembre alla prima settimana di giugno. È sempre stato condotto da 2 comici presentatori, a parte l'edizione 2003-2004 e quella 2005. Nel corso degli anni la durata è variata, dai 7 minuti del 1988 siamo arrivati ai 30 dell'attuale edizione. Fiore all'occhiello del programma sono i fuori onda, immagini televisive di altre trasmissioni registrate dalle telecamere ma non mandate in onda e che Striscia riesce ad avere e far vedere. Storici sono numerosissimi fuori onda dell'ex direttore del TG4 Emilio Fede che mentre vanno in onda i servizi giornalistici per vari motivi si arrabbia e litiga con i suoi dipendenti in redazione. Testa di una combinazione di... ma vaffanculo una volta per tutte, pure tu, maledetti proprio, io chiudo il giornale, maledetti, ma proprio maledetti siete, già se sente ancora qualcuno che parla di sindacato, di sindacale, di diritti, di doveri, guarda i vaffanculo si sprecano, proprio lì, benissimo, perfetto. Bisogno, perché io non è che sono cieco, lui deve mi continua a fare così, faccio. Non c'è, vai, vado avanti. E mi... Dal punto di vista musicale, gli anni 90 vedono ancora un'aggressiva Madonna sempre sulla cresta dell'onda con la sua dote migliore, saper cogliere al volo le novità di moda, costume e società e portarle immediatamente nel mondo della musica e farle diventare grandi successi. È questo il caso di Vogue. Il nostro viaggio per oggi termina qui. Domani un'altra puntata e vecchi racconti. Flashback è tutta un'altra storia. Flashback!